Star e con la pedaliera. Tieni sempre questa blu, hai tutti i posti. Tele 336, vento calmo 1027 LAC, rullo lato destro, riporta 1027 LAC, 36 pista in uso, riporterà appena pronto. Siamo con Davide Bucci qua all'interno di Italfly per parlare di un argomento che ha interessato negli ultimi anni tantissimi giovani. Parliamo del mondo dei droni, che ha avuto un'evoluzione incredibile dal punto di vista tecnologico, ma che però dal punto di vista legislativo, come dire, è stato un percorso abbastanza articolato. Davide, raccontaci qualcosa. Ecco, sì, un percorso giustamente, come dicevi tu Roberto, articolato, nel senso che negli ultimi 4-5 anni lo sviluppo, se lo vogliamo chiamare così, o meglio il cambiamento a livello regolamentare per quanto riguarda l'utilizzo dei droni, una volta si chiamavano SAPR, sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ora prendono il nome invece di UAS, Unmanned Aircraft System. Fatto sta che cambia la definizione, ma cambia anche il regolamento. Come è cambiato? Inizialmente, per poter pilotare i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, ovvero senza pilota a bordo, era necessario conseguire un attestato, una sorta di piccola licenza di volo che veniva rilasciata a seguito di un corso teorico, esame teorico, corso pratico, esame pratico. La licenza che veniva rilasciata era anche di due diversi livelli, cioè una licenza base che consentiva di pilotare i droni solamente in aree non critiche e invece una licenza di livello superiore, un attestato rilasciato di livello superiore che consentiva di operare con un UAS all'interno delle cosiddette aree critiche, ovvero in prossimità degli abitati e delle infrastrutture sensibili in generale. Oggi come oggi invece il regolamento, dovendo appunto anche l'Italia come gli altri paesi membri adeguarsi al regolamento europeo, ha subito un drastico taglio, ovvero oggi come oggi non è più obbligatorio per pilotare gli UAS, i droni, alcun tipo di corso teorico e corso pratico. È invece obbligatorio frequentare una sorta di mini corso online sul sito dell'autorità aeronautica nazionale, a seguito del quale è possibile effettuare un test sempre online attraverso il computer. Superato il test online, è obbligatoria la registrazione di qualsiasi tipo di drone senza distinzione di peso. L'unica distinzione che viene fatta è che oltre i 250 grammi è fatto obbligo appunto di conseguire un attestato superando questo esame online. Al di sotto di 250 grammi non vi è più l'obbligo, libertà assoluta, non vi è più l'obbligo di conseguire questo attestato, ma rimane comunque l'obbligo di registrazione della macchina su un'apposita piattaforma gestita dall'autorità aeronautica e anche da altri enti. E su questa piattaforma deve essere registrato il drone, che successivamente deve essere ovviamente anche assicurato. Quindi obbligo di assicurazione, obbligo di registrazione per il drone, che se supera il peso di 250 grammi vi è l'obbligo da parte di chi pilota il drone anche di conseguire questo attestato attraverso una sorta di mini corso online. In realtà si tratta di un file PDF che viene appunto che è possibile scaricare sul sito dell'autorità aeronautica nazionale, dopodiché si studia questo PDF che è oltre un centinaio di pagine. Dopo aver studiato questo PDF, pagando una piccola tassa, è possibile sostenere l'esame. Vi è anche la possibilità, nel caso non si superi l'esame, dove bisogna avere ovviamente come sempre il 75% di performance, ripeterlo alcune volte. Ma un esempio pratico, io 5 anni fa ho fatto con te il percorso per avere appunto l'attestato per poter volare con i droni. Non era critica, era basica, ma oggi come oggi quel documento, nel caso mio specifico, non vale più niente. No, quel documento ha attualmente un suo valore, un valore equipollente a una attuale sottocategoria A1/A3, che è quell'attestato che ti permette comunque di condurre droni da un minimo di 250 grammi ad un massimo di 25 kg. Ovviamente sempre rispettando tutte le limitazioni previste dalla normativa e tutte le limitazioni
condizioni dettate dagli spazi aerei che sono classificati all'interno di cartografia ufficiale, che è ritrovabile sempre su questa piattaforma dove bisogna registrare anche i droni. Questa piattaforma è quella dell'ENAC comunque? È una piattaforma gestita da ENAC, ENAV assieme e Leonardo Helicopters e Telespazio. Cioè questi quattro enti hanno dato vita a questa piattaforma all'interno dei quali è obbligatoria la registrazione dei droni. Il drone per essere registrato, se poi cambiano i pagamenti dipendentemente se si tratta di drone ad uso professionale o no, e all'interno di questa piattaforma è presente appunto anche questa cartografia ufficiale che ci spiega quali sono le no-fly zone e quali sono invece le zone dove è possibile volare. In alcune zone è possibile volare con determinate limitazioni di quota, ad esempio in prossimità degli aeroporti, come è il caso di Trento e di Bolzano. C'è una zona rossa che è quella più immediatamente attorno all'aeroporto, che è una cosiddetta no-fly zone, e poi ci sono altre due zone che sono un pochino più esteriori. La prima è la zona arancione, dove è possibile volare ma con un limite massimo di 25 metri dal suolo, e poi c'è una zona ancora più esterna che è quella gialla, dove il limite massimo diventa di 45 metri, e poi via via fino al limite degli spazi aerei golf, dove un volo del drone è consentito fino ad un'altezza massima di 120 metri, ovvero all'incirca 400 feet, 400 piedi. La mia capacità, la capacità che ho sviluppato durante tante ore di istruzione, perché si parla di migliaia di ore di istruzione, tant'è che abbiamo formato nell'arco di 4 anni circa, se non ricordo male, vado a spanne, a ricordare, un 390, quasi 400 allievi, abbiamo formato quindi 400 piloti di droni. Diciamo che resta comunque l'esperienza fatta che io posso utilizzare per andare a effettuare dei lavori, perché dei lavori li effettuiamo, alle volte veniamo appunto contattati per consulenze, alle volte veniamo contattati con richiesta di corsi, ma in realtà, non essendoci più l'obbligatorietà dei corsi, anche le richieste sono venute un pochino meno nell'ultimo anno, negli ultimi mesi. Poi c'è comunque qualche ente, di solito solamente sono gli enti parastatali, gli enti provinciali, che vogliono abilitare dei piloti all'utilizzo del drone e preferiscono magari non farlo così a buon mercato, accontentandosi della sola certificazione rilasciata a seguito degli esami online, ma vogliono magari un po' approfondire l'argomento, e allora c'è la possibilità appunto, come te, in questo caso, di rivolgersi magari a personale come noi, dove abbiamo appunto l'esperienza e possiamo indirizzare l'allievo a un utilizzo sicuramente più adeguato di un UAS. Ogni giorno si sente o si legge o si vede qualcosa, no? Spesso un uso improprio, spesso in ambito aeroportuale, spesso troppo vicino ad altri mezzi che volano. E qual è il tuo suggerimento da professionista riguardo a questo rischio che comunque il mondo dell'uso dei droni può avere? Ecco, innanzitutto non mi piace neanche tanto essere ipocrita, devo dire che quello che sta succedendo in questo periodo è un po' il sottoprodotto di questa nuova regolamentazione, che è una regolamentazione indubbiamente più liberale, ben venga la libertà anche in questo settore, però tutto ha un limite. Una liberalizzazione come quella che è stata messa in atto adesso sta creando diverse situazioni di pericolosità che si sono verificate specialmente qua in Trentino, dove c'è stata, se non ricordo male, l'anno scorso intorno a dicembre in zona San Michele all'Adige una sfiorata collisione con un mezzo dell'elisoccorso di Trento, va bene, ma una mancata collisione, veramente ci è mancato pochissimo, con un drone che stava volando di notte in una condizione quindi particolare per la quale servono abilitazioni particolari ed è normalmente vietata, e per di più ad una quota di 2200 piedi, quindi ovviamente una quota ampiamente fuori quello che viene consentito dalla normativa, che consente un'altezza massima dal suolo di 400 piedi. C'è stata una mancata collisione, c'è stata una segnalazione all'ENAC, all'ANSV, all'Agenzia Nazionale di Sicurezza Volo, c'è stata una denuncia penale inoltrata alla polizia, che so per certo, perché mi ha anche contattato, che ha provveduto ovviamente ad aprire un'inchiesta con tanto di segnalazione alla magistratura. Poi
poi gli esiti eventualmente si sapranno più avanti, ma ci sono stati anche altri casi, sempre che ci sono stati segnalati dai responsabili della sicurezza dell'elisoccorso. Ovviamente l'elisoccorso è l'ente che sicuramente qui in Trentino ha mezzi, oltre a noi che facciamo scuola con gli elicotteri, hanno mezzi in volo giorno, notte, sempre più spesso e in tutte le zone della provincia, e sono quelli che purtroppo si devono confrontare sempre più di frequente con il pericolo di incontrare uno di questi mezzi. Cioè, ricordiamo che tante volte potrebbe sembrare alla persona, tra virgolette, poco informata, cioè una persona che non fa parte del mondo del volo, cioè la collisione di un drone con un elicottero, con un aeroplano, potrebbe sembrare, sì, vabbè, una cosa che non è destinata ad arrecare un particolare danno a un aeromobile. In realtà non è così, anzi, basta un drone anche di piccolissime dimensioni veramente per provocare un incidente gravissimo. Cioè, con un drone finiamo nel rotore di coda di un elicottero con 6-8 persone a bordo che stanno andando a fare un soccorso, che stanno andando a salvare la vita delle persone, e rischiamo in quel caso di togliere la vita a delle persone che stanno effettuando un servizio importantissimo per la comunità. Questo è assolutamente inaccettabile. Purtroppo gli sconsiderati ci sono, bisogna altrettanto dire anche che ci sono anche piloti che si sono formati da soli o con l'aiuto di scuole ai tempi che furono, che sono comunque responsabili, che hanno la testa sulle spalle, ma per tanti che ce ne sono, e sono persone con la testa sulle spalle, purtroppo succede, c'è una percentuale volta che ci siano di persone che invece sono dei veri responsabili e che mettono a repentaglio la sicurezza del volo e la vita dei piloti professionisti e non, perché qui da noi si aggirano anche tanti piloti, come si suol dire, del sabato e della domenica, privati. Qui, specialmente d'estate, arrivano aeroplani ed elicotteri, autogiri anche provenienti dalla Germania o provenienti dal nord e dal centro Italia. E tutto di più, certo. Quindi cosa ti sentiresti di dire oggi a un ragazzo che va in qualsiasi negozio, diciamo, di prodotti elettronici, vede un drone, se ne innamora, lo compra? Cosa suggerisci? Ecco, suggerisco innanzitutto di informarsi, perché ovviamente chi commercia non ha il dovere di dover informare, non ha l'obbligo di dover informare a livello normativo cosa è necessario. Quello che troviamo scritto semplicemente all'interno del documento di istruzioni è una frasetta, probabilmente scritta molto piccolo in basso, no? In calce alle istruzioni, con scritto: ricordati di verificare nel tuo paese qual è la normativa che regolamenta l'uso di questi mezzi. E nessuno legge. Ecco, il consiglio che possiamo dare è quello invece di andare con la consapevolezza che questi mezzi sono dei mezzi che hanno bellissimi, hanno delle grandi potenzialità, sono belli per fare le foto, per vedere il mondo dall'alto, per avere un'altra prospettiva, però sono altrettanto dei mezzi che possono essere molto pericolosi, perché possono essere pericolosi per gli altri traffici aerei, quindi per gli altri ospiti dei cieli, che sono ospiti del cielo molto prima dei droni, ma sono pericolosi anche per la gente. Cioè, perché noi immaginiamo un cellulare che ha il peso di 200-300 grammi, un cellulare che ti casca sulla testa da un'altezza di 200 metri, di 100 metri, no? Ti apre la testa in due. E purtroppo si tende sempre a considerare anche i droni piccolini: ah, questo è un drone sotto i 250 grammi, è un giocattolo. Non sono giocattoli, sono aeromobili tutti gli effetti e devono essere trattati come tali. E se ci si vuole avvicinare a questo mondo, fatelo con la consapevolezza di informarmi quali sono le regole per utilizzarli, e soprattutto di non limitarvi solo superare gli esami previsti, ma cercate di informarvi nel modo adeguato e di essere consapevoli che utilizzate un mezzo che ha delle grandi potenzialità, ma anche delle grandi potenzialità sotto il profilo della pericolosità che può regare ad altri mezzi e ad altre persone. Davide, grazie mille, sei stato veramente esaustivo rispetto a quello che sta succedendo. Ci aspettiamo comunque da adesso in poi altre novità dal punto di vista delle normative che regoleranno i droni? Diciamo che adesso il cambiamento è in itinere, però sostanzialmente dovrebbe più o meno rimanere così. Diciamo che l'adeguamento dovrebbe concludersi nel 2023, il prossimo anno. Quello che manca è la regolamentazione di una categoria superiore, che è la cosiddetta categoria specific, che deve ancora essere regolamentata, che è ancora allo stato embrionale, però diciamo che è una categoria che interessa una nicchia di chi opera nel settore droni. Nella maggior parte dei casi il settore è regolamentato, adesso ovviamente in via provvisoria, ma lo sarà in via definitiva entro poco tempo. Ecco, poi un problema proprio di questo settore, hai toccato anche
un argomento importante, specialmente in questo periodo. Il consiglio che possiamo dare è di continuare ad aggiornarsi, no? Ci sono un sacco di piattaforme che forniscono notizie, anche lì bisogna imparare un po' a filtrare le informazioni, perché c'è chi dà notizie ovviamente a proprio uso e consumo, interessate, certo. Quindi cercate di fare un cross check verificando su, innanzitutto sulle fonti ufficiali, certo. Perché tante volte si parla di regolamenti, i regolamenti si trovano sui siti delle autorità aeronautiche e ovviamente di verificare la bontà delle informazioni che ci vengono propinate. Perfetto. Davide, grazie mille, sei stato esaustivo, alla prossima puntata. Dall'Hangar Italfly con Davide Bucci sul tema dei droni è tutto, alla prossima puntata, grazie. Rullo lato destro, riporta 1027 LH 36, pista in uso, riporterà appena pronto.